Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per questa nuova unità sui poliedri oggi parleremo del parallelepipedo rettangolo. Nelle scorse lezioni abbiamo fatto una panoramica sui tipi di solidi che studieremo quest'anno a geometria. In particolare abbiamo visto che tutti i solidi che studieremo si possono suddividere in due grandi categorie, ovvero i poliedri e i solidi rotondi o ancora meglio i solidi di rotazione. Come abbiamo anche visto, i poliedri sono dei solidi che sono delimitati da poligoni. Ecco, il primo poliedro che andremo a studiare nel dettaglio è appunto il parallelepipedo rettangolo. E come notate ho messo rettangolo tra parentesi, perché? Perché in realtà il parallelepipedo propriamente detto, come vedrete, è delimitato lateralmente da dei parallelogrammi. Noi invece andiamo a vedere un caso particolare in cui le facce laterali sono proprio dei rettangoli. Da qui in avanti noi chiameremo genericamente parallelepipedo quello che è in realtà più precisamente è il parallelepipedo rettangolo. Ma vediamo ora la definizione. Il parallelepipedo, sottinteso rettangolo, è un poliedro delimitato da due rettangoli che sono tra di loro paralleli congruenti. Noi li chiameremo basi, quindi è questo rettangolo qua sopra e questo rettangolo qua sotto, in teoria nascosto sotto, non invisibile, detti basi, e da quattro altri rettangoli, questa volta non tutti uguali tra loro, ma a coppie, a due, quindi solo i rettangoli opposti saranno tra di loro paralleli e congruenti. Questi altri rettangoli sono detti facce laterali. Quindi, ricapitolando, un parallelepipedo rettangolo è costituito da una prima coppia di rettangoli che chiameremo basi e altre due coppie, cioè in totale quattro rettangoli, che chiameremo facce laterali. L'importante è che ogni coppia di rettangoli opposti sono tra di loro paralleli e congruenti. Un rapido calcolo ci fa capire che il parallelepipedo è costituito quindi da 6 facce, da 12 spigoli ed 8 vertici. Di nuovo sta a voi verificare se la relazione di Eulero per questo particolare solido è rispettata. Ovviamente il parallelepipedo è un poliedro convesso, noi studieremo quasi esclusivamente poliedri convessi, e come noterete ho indicato 3 spigoli con le lettere A, B e C. Questi 3 spigoli sono quelli che noi chiameremo le dimensioni del parallelepipedo. Chiamare A, B e C non ha un significato particolare, solo per semplicità e anche perché sono le stesse lettere che vengono usate nel vostro libro. Poi possiamo riferirci a queste 3 dimensioni utilizzando le parole come lunghezza, larghezza, altezza, come vi pare. L'importante è sapere che tutte le caratteristiche del parallelepipedo possono essere definite usando solo questi 3 numeri, le 3 appunto dimensioni del parallelepipedo. Per capire meglio come si può studiare questa figura, soprattutto dal punto di vista della sua area, quindi dell'area della parte esterna, è molto utile fare quello che si chiama in geometria lo sviluppo piano, cioè immaginare il nostro solido, e questo è particolarmente facile nel caso di un parallelepipedo, come una scatola, per esempio una scatola di cartone, che io posso aprire completamente e stendere su un piano. Questa operazione si chiama fare lo sviluppo piano, cioè stendere tutte le superfici laterali su un unico piano. Questo ci permette di visualizzare meglio quali sono le figure piane che delimitano il nostro solido. In inglese lo sviluppo piano viene chiamato net. Quindi se voi andate a prendere un libro di geometria in inglese oppure fate degli esercizi sul Khan Academy, vedrete che questo oggetto qui viene chiamato net. Allora, cosa succede al nostro parallelepipedo se ne facciamo uno sviluppo piano? Ci sono vari modi per rappresentarlo, io ne ho scelto uno e come vedete queste figure che ho colorato in rosa sono le due basi. Quindi ovviamente ne avrò una sopra e una sotto.
e mi sono immaginato le facce laterali come tutte distese una dietro l'altra e come vedete tutte insieme vanno a loro volta a formare un rettangolone grande. Ora ci torneremo sopra tra poco. Intanto mi premeva specificare una cosa riguardo a come si disegna correttamente lo sviluppo piano, perché uno degli errori più comuni è sì disegnare questi due rettangoli uguali, disegnare questa prima faccia laterale. Quello che succede molto spesso è che le persone poi disegnano le altre facce laterali tutte identiche a questa, dimenticandosi che quando io vado a chiudere il mio parallelepipedo rettangolo, per esempio questo spigolo qui deve andare a combaciare con questo qui. Se questo spigolo fosse più lungo o più corto non andrebbero a combaciarsi. Se noi torniamo al paragone della scatola, la scatola non si chiuderebbe correttamente. Quindi a tutti gli effetti cosa succede? Quando voi andate a disegnare il vostro sviluppo piano è importante che questi rettangoli non siano tutti uguali, ma siano uguali a coppie. Questo sarà uguale a questo e questo sarà uguale a questo, e che questa dimensione qui, questa lunghezza dei vari rettangoli deve coincidere con le dimensioni dei rettangoli di base, proprio per questa idea che si deve andare a chiudere. Poi in classe ci eserciteremo sia su come si disegna uno sviluppo piano oppure come si riconosce uno sviluppo piano eseguito correttamente. L'ultima cosa appunto su cui volevo tornare è il fatto che questo sarà importante tra poco per vedere le formule dell'area, è che lo sviluppo delle facce laterali tutte insieme va a costituire un rettangolo, un rettangolo che ha per altezza la stessa altezza del mio parallelepipedo, vedete C oppure H come preferite, ma la base di questo rettangolone non è altro che la somma di tutti i lati del poligono di base. E quindi che cos'è la somma di tutti i lati di un poligono? È il perimetro. Quindi in particolare la base di questo rettangolone è quello che noi chiameremo il perimetro di base, o con un'abbreviazione che useremo spero sempre, P con B, perimetro di base. Allora, quali sono le grandezze che utilizzeremo quando avremo a studiare appunto l'area del parallelepipedo? Come vedremo, poi queste grandezze le generalizzeremo e le useremo per tutti gli altri solidi, le useremo per il cubo, per il prisma, la piramide e anche per i solidi di rotazione. Essenzialmente sono tre. La prima è l'area di base, o come sarebbe più corretto definire l'area della superficie di base, perché la base ha una sua superficie, la misura di quella superficie si chiama area. E questo è molto spesso si confonde, no? Uno pensa che la superficie sia stessa cosa dell'area. L'area è la misura della superficie. La superficie è l'oggetto, l'area è quanto è grande questa superficie. Però noi normalmente la chiameremo solo area di base, però sul libro molto spesso voi troverete invece scritto area della superficie di base. Questa grandezza la indicheremo con A maiuscolo, B minuscolo, area di base, ed è questa parte qui che ho evidenziato in arancione. Questa è una cosa molto importante, questo è un errore molto comune che si fa all'inizio. L'area della superficie di base è l'area di una sola base, non di tutte e due messe insieme. Questo perché ci sono dei solidi che hanno una sola base, altri che hanno due, allora dovremo stare attenti a come aggiungere il numero corretto di basi, però quando parlo di AB parlo sempre solo dell'area di una sola base. Quindi come vedete ho evidenziato solo questa, ma non questa qua sotto. Continuando, l'area della superficie laterale, o semplicemente area laterale, è l'area di tutte le facce laterali messe insieme, ovvero questo rettangolone che avevamo già visto prima nello sviluppo piano. E lo indicheremo, questa non è una grande sorpresa, con A maiuscolo, L minuscolo, area laterale. Infine,
e questo è di solito quello che vi verrà chiesto nell'esercizio, sarà di trovare l'area della superficie totale, o semplicemente l'area totale, ovvero l'area di tutte le superfici che delimitano il mio parallelepipedo. E questa chiaramente la chiameremo con AT. Ma vediamo le formule, in particolare le formule dirette. Cominciando con l'area di base. Ora, la base è un rettangolo, quindi la formula dell'area di base sarà la formula dell'area di un rettangolo. Ricordandoci che il rettangolo di base ha come dimensioni A e B, ora questo sembra quasi un gioco di parole, ma l'area di base del parallelepipedo è semplicemente A per B. A questo punto, visti i discorsi che abbiamo fatto con i pannelli precedenti, è chiaro che l'area della superficie laterale, o superficie dell'area laterale, sarà data di nuovo dall'area di un rettangolo, ma di questo grande rettangolone formato da tutte le facce laterali e che, come vi ho detto, ha per base il perimetro di base e per altezza l'altezza del mio parallelepipedo. Quindi ecco subito la nostra formula: area laterale uguale al perimetro di base per C oppure per H, dipende da di volta in volta come vorrete indicare l'altezza del nostro parallelepipedo. Infine, l'area totale cosa sarà data? Sarà ovviamente data dalla somma dell'area laterale più, attenzione, due volte l'area di base, perché ricordate, vi ho detto che l'area di base è l'area di una base, ma il parallelepipedo di base ce n'è due. Quindi attenzione a mettere questo 2 a moltiplicare la di base. Vedremo che invece in altri solidi, che so, nella piramide oppure nel cono, essendoci una base sola, questo 2 sparirà. Quindi sarà semplicemente area laterale più area di base. Non capiterà spesso di dover usare delle formule inverse per l'area, più facile per il volume. Comunque ve ne indico due che sono, diciamo, tra le più comuni. E hanno tutto a che vedere con l'area laterale. Dall'area laterale, per esempio, uno può ricavare il perimetro di base. Quindi, per esempio, se in un esercizio vi danno l'area laterale e l'altezza, potete trovare il perimetro di base semplicemente facendo area laterale diviso altezza, oppure, se avete l'area laterale e il perimetro di base, potete trovare l'altezza facendo area laterale diviso perimetro di base. Concludiamo con una semplice applicazione delle formule che abbiamo appena visto. Quindi, usando le formule dirette, immaginandoci un caso in cui si abbia un parallelepipedo con le dimensioni uguali rispettivamente a 10 cm, 20 cm e 30 cm. E ora qui una piccola premessa. Un parallelepipedo non cambia la sua natura se lo mette in un verso o in un altro. Chiaramente cambieranno il nome di basi e superfici laterali, cioè le facce laterali e le basi cambieranno ruolo a seconda di come oriento il mio oggetto. Quindi è chiaro che cambierà il valore dell'area di base, cambierà il valore dell'area laterale, non cambierà l'area totale. Ora, questo problema normalmente non si pone negli esercizi, perché gli esercizi vi dice già quali sono la lunghezza, la larghezza e l'altezza, ma tenete conto che non cambia la superficie di un oggetto se lo tengo per dritto o se lo sdraio. Allora, a questo punto andiamo a vedere l'area di base. L'area di base è il prodotto di A per B, 10 per 20, che fa 200 cm alla seconda, vi ricordo l'unità di misura che useremo più spesso per le superfici, a centimetri alla seconda. Abbiamo anche visto che l'area laterale è il perimetro di base per l'altezza, e l'altezza è 30, non ho il perimetro di base, allora quindi me lo vado a calcolare, è il perimetro di un rettangolo, la formula più comune per il perimetro rettangolo è 2 per la somma delle due dimensioni, quindi 10 più 20 che fa 30, moltiplicato per 2 che fa 60 cm, questi non sono ovviamente centimetri quadrati, ma semplicemente centimetri, perché è una lunghezza, non è un'area. Allora metto questo 60 qua dentro, 60 per 30, 6 per 3 fa 18, aggiungo 2 zeri e mi viene 1800 cm alla seconda.
Concludiamo rapidamente calcolando a questo punto l'area totale, utilizzando i due risultati ottenuti prima. L'area totale sarà data dall'area laterale, quindi 1800, più due volte, a questo punto dovreste sapere perché, due volte 200 l'area di base, 2 per 200 fa 400, 1800 più 400 fa 2200 centimetri al secondo. E così abbiamo risolto il nostro primo problema riguardante l'area del parallelepipedo. Nella prossima lezione andremo a vedere sempre del parallelepipedo invece come si calcola il suo volume. Ma per oggi è tutto, arrivederci alla prossima lezione.